ricordare questa inaugurazione dell'anno giudiziario, non solo il saluto ma anche lo grido d'allarme dei radicali italiani per la disastrosa situazione in cui versa l'intero della giustizia italiana. Disastrosa situazione che, anche per quanto riguarda la Liguria, è stata illustrata quest'oggi in questa sede con dei dati che non si discostano da quanto affermato dal ministro Severino nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2011. Noi radicali italiani stiamo oggi manifestando qui fuori e davanti a tutte le corti d'appello dove si sta svolgendo l'inaugurazione dell'anno giudiziario con la nostra controinaugurazione per portare a conoscenza lo stato di illegalità in cui versa il sistema giustizia italiano e per chiedere urgenti misure atte a porvi rimedio. La prima emergenza è quella delle carceri, che sono divenute veri e propri luoghi di tortura per i quasi 68.000 detenuti. Il ministro ha espresso la sua angoscia per lo stato delle carceri e degli ospedali psichiatrici giudiziari ed ha espresso l'urgente necessità di garantire concreti miglioramenti per la condizione dei detenuti e per gli stessi agenti di polizia penitenziaria che si trovano a condividere con i detenuti gli stessi problemi. Altra emergenza di cui è stato molto parlato in questa sede è il problema dell'arretrato dei processi pendenti. Sono circa 10 milioni tra civili e denari. Questo è lo stato della nostra giustizia che anche il ministro Severino non ha potuto non fotografare. Ed è l'immagine di uno stato delinquente abituale che viola costantemente i diritti umani dei suoi cittadini compromettendo lo stesso stato di diritto, la democrazia e la libertà. Come hanno rilevato gli stessi studiosi della Banca d'Italia, il mancato funzionamento della giustizia pesa sulla nostra economia nella misura dell'1% del prodotto interno lordo. In questo modo l'Italia, oltre a violare le fondamentali leggi e le norme costituzionali, viola costantemente tutte le convenzioni internazionali ed europee. L'Italia è seconda solo alla Turchia per il numero di condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Fino al 2010 abbiamo collezionato 2.121 condanne per violazione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e per questo motivo l'Italia è da anni sotto osservazione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che vigila sull'esecuzione delle condanne e sui rimedi in particolare che gli Stati devono prendere per rimuovere alla radice la causa stessa che porta ad avere queste condanne. In Italia purtroppo nulla viene fatto in questo senso, perseverando nelle continue violazioni dei principi cardine della stessa democrazia, tanto che il segretario generale del Consiglio d'Europa, in occasione della prima parte della sessione ordinaria del 2012 dell'Assemblea parlamentare, ha così dichiarato: il funzionamento del sistema giudiziario e la sua indipendenza e efficacia è un problema diffuso che mina lo Stato di diritto e il normale funzionamento delle istituzioni democratiche in molte parti d'Europa. Guardando le sentenze della Corte Europea dei diritti umani, ad esempio, l'Italia è il principale contributore responsabile dell'arretrato della CEDU a causa della lentezza eccessiva dei procedimenti giudiziari nel Paese. Il danno collaterale degli arretrati è quello di bloccare il normale funzionamento della CEDU, che non è mai stata intesa come corte di ultima istanza per sistemi giudiziari incapaci di proteggere internamente i diritti umani. Noi siamo definiti in un paese incapace di proteggere dall'interno il rispetto dei diritti umani. Noi radicali italiani ci accingiamo a presentare un dossier al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per documentare dettagliatamente le inadempienze dello Stato italiano e per portare a conoscenza lo stato di continua e costante violazione della legalità democratica del nostro paese da parte delle stesse istituzioni che minano lo Stato di diritto. Le nostre istituzioni non fanno nulla non solo per rimuovere le cause che portano a queste condanne e ad essere l'Italia il fanalino di coda dell'Europa in tema di giustizia e di rispetto dei diritti umani fondamentali, ma neppure per risarcire le vittime della mala giustizia. E ben sappiamo in questa sede quanti procedimenti anche esecutivi debbano affrontare i cittadini italiani per riuscire ad ottenere dallo Stato italiano quanto questo è condannato a rifondere loro anche proprio per l'eccessiva durata dei processi, sia da parte delle corti d'appello che da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Lo stesso Presidente della Repubblica, nel corso del convegno che si è svolto il 28 luglio scorso, dal titolo Giustizia in nome della legge del popolo sovrano, promosso dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale, traspartito con l'atto patrocinio del Presidente della Repubblica,
ha così dichiarato. Ha detto che la giustizia è una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile e che la realtà carceraria rappresenta un'emergenza assillante fuori dal dettato costituzionale che ci umilia in Europa e nel mondo, sollecitando così uno scatto e delle risposte adeguate. Per noi radicali l'unica urgente risposta che può essere data è quella dell'amnistia. L'amnistia che chiede Marco Pannella, un'amnistia per la Repubblica, un'amnistia per la legalità, contro l'amnistia occulta, indiscriminata ed incontrollata, data dai 180.000 procedimenti che ogni anno cadono in prescrizione. Il mio augurio è che qualcuno anche in questa sede abbia la consapevolezza e la forza per affermare quanto dichiarato dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Antonio Bonaiuto. Egli ha spiegato come si debba avere il coraggio di dire che ci vuole un'amnistia per ridurre drasticamente quell'immenso debito pubblico dato dagli oltre 10 milioni di processi pendenti e dalla prescrizione, quale vera e propria amnistia mascherata di cui nessuno si assume la responsabilità politica. Io mi auguro che anche voi abbiate questo coraggio. Grazie.